voglio subito andare alla parola di Dio parlando delle case. Andiamo in Primo Cronache al capitolo 13, versetto 14. È una storia che parecchi di voi sicuramente conosceranno, ricorderanno. È la storia di quando Davide finalmente riesce a riconquistare l'arca dell'alleanza, l'arca di Dio. Che cos'era? Negli antichi tempi l'arca di Dio rappresentava la presenza di Dio, e il popolo di Dio aveva quest'arca, questo oggetto, questo ornamento, si ricordava della presenza e delle promesse di Dio. Purtroppo negli anni quest'arca è stata un po' sballottata a destra e a sinistra ed era stata deportata a Babilonia, e Davide nel cuore suo aveva di riportarla a Gerusalemme. Durante il percorso, mentre stanno trasportando quest'arca a Gerusalemme, succede un imprevisto e l'arca, purtroppo, deve interrompere il suo percorso. Le persone che portavano l'arca devono interrompere il loro percorso, e la Bibbia dice che l'arca di Dio si fermò e rimase 3 mesi presso la famiglia di Obed Edom in casa di lui, e il Signore benedisse la casa di Obed Edom e tutto quello che gli apparteneva. Facciamola scendere. L'arca di Dio rimase 3 mesi, quindi si fermò nel corso dell'arca, si fermò a casa di Obed Edom. Rimettetemi il verso per favore. A casa di Obed Edom, si fermò lì per 3 mesi presso la famiglia di Obed Edom, in casa sua. C'è un potenziale, c'è qualcosa di nascosto ogni volta che noi lasciamo che la presenza di Dio entra in casa nostra. Ogni volta che noi lasciamo che le cose di Dio entrano in casa nostra, c'è un potere soprannaturale. Sapete, io sono un frutto di riunioni in casa, a casa di mio padre. Sono frutto di anni spesi in casa per servire il Signore, sacrifici. Io sono il frutto, con mia moglie e i miei figli, la nostra chiamata, quello che Dio sta facendo, è un frutto di un seme in una casa. E ogni volta che noi permettiamo a Dio di entrare nelle nostre case, le cose cambiano. Ma lo scopriremo leggendo alcuni termini su questo verso. Volete scoprire delle profondità che ci sono nascoste in queste due righe? Allora dice che l'arca di Dio rimase 3 mesi presso la famiglia di Obed Edom. Andiamo a vedere che cosa significa Obed Edom. Chi era questo Obed Edom? Obed Edom, dei termini originali, Obed è servo di Edom. Edom è un altro modo per chiamare Esaù. Apro parentesi, chi era Esaù? Perché magari qualcuno è più nuovo e non sa la storia. Sempre nell'Antico Testamento leggiamo la storia del nostro patriarca Abramo. C'era Abramo, lui ebbe un figlio Isacco, e Isacco ebbe 2 figli, Giacobbe ed Esaù. Esaù era il primogenito, colui al quale spettava la primogenitura, colui al quale il padre avrebbe intestato tutte le cose, oggi diremmo, colui al quale sarebbe spettata la benedizione della famiglia. Ma Giacobbe, che significa usurpatore, si fece di tutto per imbrogliare suo fratello Esaù e si prese la primogenitura. Quindi Esaù, come diciamo a Napoli, rimase a piedi. Lui sarebbe dovuto essere il primogenito, avrebbe dovuto ricevere la primogenitura, la benedizione, tutto quello che spettava ai primogeniti, ma gli fu derubata, perché il fratello Giacobbe più furbo di lui, diciamo così. Quindi Obed Edom significa servo di Esaù, appartenevano alla tribù di Esaù. Era una tribù che per anni probabilmente si portava questo fallimento. Immaginate Esaù quando gli è stata derubata la primogenitura. Qualche giorno, qualche mese dopo avrà pensato:
che ho combinato? Lui se la vendette per un piatto di lenticchie. Chissà per quanti anni lui ha rimurginato su quell'errore. Chissà per quanti anni quell'errore l'ha frustrato. Chissà per quanto tempo quell'errore ogni giorno gli gridava dietro: hai perso la benedizione, hai perso il tempo, non sarà più il tuo tempo, forse non ritornerà più questo treno, forse non passerò più, oramai è fatta. Io non lo so, come famiglia, come individuo, cosa ti è stato derubato. Io non lo so cosa hai vissuto nel tuo passato. Non lo so qual è il peso che oggi, quale peso dei fallimenti ti stai portando indietro. Non lo so, non ti conosco, ma una cosa è certa: ogni volta che l'arca di Dio, ogni volta che la presenza di Dio entra in casa nostra, lui può cambiare il fallimento in promozione, può cambiare quello che gli uomini hanno definito maledizione in benedizione, può riscattare quello che era perso in vittoria. Chissà tutti i servi di Esaù per quanto tempo hanno pensato: se solo Esaù. Guarda Giacobbe, che poi è diventato Israele, il padre di tutte le 12 tribù. Guarda come è stato benedetto Giacobbe, 12 tribù. Ah, se solo non se la fosse venduta. C'è speranza, c'è speranza. Non importa quello che ti è stato detto, non importa quello che ti è stato dichiarato. Oggi tu hai il potere, noi abbiamo il potere, abbiamo l'autorità per decretare il cambiamento in casa nostra, per vedere le promesse che Dio ci ha fatto in casa nostra compiute, adempiute in questo anno 2023. Sapete, per il 2023, ogni fine d'anno, mi piace, non so quanti di voi stanno sui social, io sto sui social, e ogni anno, a dicembre, tutti cercano la parola dell'anno, che è una cosa buona, non sono io, è una cosa buona. Tra me e me ho detto: Signore, qual è la parola dell'anno? Parlami per questo anno 2023. Quello che ho sentito nel mio cuore era semplicemente: vai a riscoprire i 66 libri che già ti ho dato. Vai a riscoprire i 66 libri della Bibbia che già ti ho dato. Vedi quante parole ci sono per te. Perché Dio non vuole darti una parola per l'anno. Non vuole darti una parola. Che molto spesso il primo gennaio ci ricordiamo, il primo febbraio già non sappiamo più dove è andata a finire quella prima parola. È mai successo? A me sì. Dio non vuole darci solo una parola, Dio vuole darci ogni giorno delle istruzioni affinché la benedizione di Dio entra in casa nostra e cambia le circostanze. Ho detto: bene, Signore, allora rispolveriamo la cultura, rispolveriamo la visione, rispolveriamo quello che tu già ci hai detto. Ecco, ho sentito proprio nel mio cuore, forse non era la voce di Dio, forse era la mia coscienza che diceva: bravo, va a studiare quello che già sapete e mettetelo in pratica, perché quello ha già funzionato. Non dobbiamo inventarci l'acqua calda con Dio, dobbiamo semplicemente applicare quello che lui ci ha già scritto nella Bibbia. Siete con me? Quindi il momento del riscatto finalmente arrivò a casa di Obed-Edom. E io vedo tanti riscatti stamattina qua. Vedo tanti riscatti che Dio vuole rilasciare. Vedo tante famiglie, tante persone. Forse sei ancora single. Per le persone single, credi che già c'è tuo marito o tua moglie al tuo fianco. E inizia a dichiarare la benedizione sulla tua unione, su casa tua, su tuo marito, su tua moglie, sui tuoi figli. Amen. Ritorniamo al verso, per favore. L'arca di Dio rimase per 3 mesi presso la famiglia di Obed-Edom in casa di lui. E il Signore? E il Signore benedisse. Il termine è maschile, benedisse. Però devo fare una battuta. Me la permettete una battuta? Così ci sciogliamo un po'. Sapete che Esaù, il suo nome, significa rosso, perché lui era rosso, e servo di Esaù o figlio di Esaù significa il figlio del rosso. Sapete che mio padre, quando aveva i capelli, lui era rosso. A me mi chiamavano il figlio o figlio del russo a Napoli, quindi sta parola l'ho presa proprio per me.
ce l'avevo qua, dovevo fare, perché ieri mentre studiavo dicevo, ma guarda la Bibbia come te parla. Torniamo seri, dai. Come devo fare? Il pastore Francesco, salutiamo il pastore Francesco e il pastore Tania, che sono a Catania, stanno soffrendo per l'Evangelo, ho visto quelle foto della carne di cavallo, granite, non immagino quante granite si starà a mangiare, poverino. Vi benediciamo, grazie, grazie per il vostro contributo, il vostro supporto sempre. Ritorniamo alla benedizione, volete scoprire qualcosa dietro a questa benedizione? La benedizione, questa parola la troviamo ripetuta 348 volte nella Bibbia. Se tu scopri, se tu leggi, ti metti, andate a casa e cercate quante volte, 348 volte la parola benedizione. E deriva da una radice che è Barak. Ogni volta che tu trovi una parola benedizione, Dio benedisse, è Dio Barak. Barak. E questa parola ha delle caratteristiche davvero straordinarie che voglio condividere con voi. Barak, quindi la parola benedizione, è un termine in forma costitutiva. Che cosa significa? Ricordate la Costituzione? La Costituzione non può essere cambiata. Quindi la parola benedizione è costitutiva. Significa che è efficace e che una volta detta non può essere né cambiata e né ritirata. La parola benedizione è un termine costitutivo e significa che è efficace. Quando tu leggi nella Bibbia che Dio dice al suo popolo leva il nome di Davide, qualsiasi nome, e metti il tuo nome, io ti benedirò, ti renderò prospero, ti farò fruttifero, significa che quella parola è vera, è efficace. Una volta che Dio l'ha detta, quando è stata scritta la Bibbia, quando è stata ispirata la Bibbia, è già stata in effetto, già è stata mandata in effetto, sta solo cercando un cuore che lo crede. È efficace, non cambia, non cambia. Molto spesso noi crediamo che a seconda del nostro atteggiamento la benedizione di Dio è cambiata. Hello? Hello? Quanti l'hanno mai pensato? Ho fatto questo, allora la benedizione di Dio è cambiata, allora quello che Dio mi aveva promesso l'ho perso. Non è così. Perché la sua parola è un termine costitutivo. Quello che Dio dice, lui non se lo rimangia. È solo che lui sta cercando che tu ci creda, che tu la afferra, che tu la fai tua, la fai scendere nel tuo cuore. È efficace? Non cambia e né ritirata. Dio non ritirerà mai quello che ha detto sulla tua vita. Se Dio ti ha chiamato ad essere quello che ti ha chiamato a essere, lui non ritirerà mai indietro quello che lui ti ha chiamato ad essere. Per te, per la tua casa, per tuo marito, per tua moglie, per i tuoi figli. Forse hai tuo marito o tua moglie che non sono credenti e Dio ti ha detto che un giorno tu li vedrai con te. Dio non ritirerà mai quella promessa. Dio non ritirerà mai quello che lui ti ha detto. Se l'ha detto, lui lo farà. Punto e basta. Quello che noi possiamo fare è solo crederci, continuare a crederci ogni giorno. Amen? Velocemente, con questi minuti che mi sono rimasti. Quando Dio vuole benedirti, se possiamo proiettare questa frase, quando Dio vuole benedirti, Lui ha in mente di benedire tre cose. Chi sei? Cosa hai e cosa può fare attraverso di te o cosa puoi fare attraverso di lui. Quando Dio parla di benedizione sulla nostra vita, e vedremo un esempio, lui vuole benedire chi sei, cosa hai e cosa tu puoi fare attraverso quello che Dio ti dà. Lo vogliamo scoprire insieme? Guardiamo questo verso in Genesi 12,
verso 2 dalla Nuova Riveduta. È Dio che parla ad Abramo dopo che lui ha il coraggio di fare il primo passo verso la sua chiamata. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Guardiamola in quest'altra versione, una versione inglese Amplified, che io ho felicemente tradotto per voi. E dice: io ti benedirò abbondandoti di favori e renderò il tuo nome grande, esaltato, distinto, e tu sarai una benedizione, una sorgente di cose buone per gli altri. Quando Dio parla a noi, quando Dio pensa su di noi e pensa alla benedizione, Dio non guarda solo te, Dio guarda quelli che sono nascosti intorno a te, che forse tu ancora non riesci a guardare, forse ancora tu non riesci ad immaginare, ma che Dio sta già sognando. Dio vuole benedire chi sei, cosa hai e cosa puoi fare attraverso di lui. Vi faccio un esempio, un altro esempio, in Luca 5, non hanno il verso i ragazzi. Quando Gesù incontra Pietro sulla riva, in questi giorni stavo riguardando questa scena con The Chosen, che è davvero, davvero bello, fatto in modo stupendo, vi consiglio di guardarlo. E c'era questa scena che Gesù va sulla riva del lago e Pietro oramai sull'orlo di un fallimento, aveva tasse da pagare, aveva problemi con la moglie, con i suoi fratelli, non pescava, non lavorava, era sull'orlo del fallimento. E Dio lo va a incontrare proprio sull'orlo del suo fallimento. Perché molto spesso è successo, almeno con me è successo, proprio nel momento dove non ti sembra più che ci sia risposto cambiamento, Dio arriva al momento opportuno. Ci sembra che è arrivato in ritardo, ma lui è sempre puntuale. Thank you, Jesus. Grazie, Signore. Per questa coppia, state insieme? Siete amici? Non voglio spoilerare niente, ok? Chi mi ha fatto fa? Non ho detto niente, per voi due, ok? Possiamo pregare, possiamo stendere le nostre mani, per favore? Grazie, Signore. Thank you Jesus, thank you Jesus. Potete dirmi i vostri nomi? Emiliano? Simona, ok. Grazie Signore, grazie per queste due carissime persone, grazie per Emiliano, per Simona, Signore. Noi benediciamo la loro vita. Noi sappiamo che tu sei un Dio che riscatta, Signore. Un Dio che dà la seconda opportunità, la terza opportunità. Un Dio che non imputa. Signore, io voglio pregarti. Emiliano, quello che sento per te nel mio cuore è come proprio una sensazione di fallimento che ti stai trascinando da un bel po'. Come ci sono stati degli episodi nella tua vita dove hanno cercato di marchiarti, di metterti come una targhetta a livello fallimentare. Non lo so se familiare, lavorativo, non lo so, non ti conosco. Però quello che sento per te nel mio cuore oggi è che Dio da oggi vuole mettere un punto e scrivere una nuova storia. Il vecchio è passato, Dio vuole darti un nuovo futuro, un futuro che hai tanto sognato, però che fino a oggi ancora non hai visto. Grazie Signore per la sua vita, noi lo benediciamo nel nome potente di Gesù. Grazie per Simona, Signore, quest'animo gentile, Signore, per questo cuore tenero, Signore. Vedo come il tuo cuore, Simone, è stato diverse volte fasciato da parte di Dio, come se ci sono state diverse ferite e Dio è intervenuto in modo soprannaturale. È come se tu sei riuscita a sorpassare degli eventi nella tua vita che ancora oggi non ti spieghi come hai fatto. Però quello che voglio dirti, io non ti conosco, nessuno mi ha mai raccontato niente di te, quello che voglio dirti è che Dio era lì già in quel momento.
e lui ti ha dato la forza per superare. C'è una nuova stagione di fioritura sul tuo cuore. Io benedico la tua vita nel nome potente di Gesù. Amen. Possiamo fargli un applauso? Immaginate quando Gesù ha incontrato Pietro sulla riva. Abbiamo detto che Dio vuole cambiare chi sei, cosa hai e cosa puoi fare attraverso di te. La prima cosa che Gesù gli dice di fare è: fammi salire sulla tua barca. Perché la prima cosa che Dio vuole cambiare è la tua identità, è il tuo modo di pensare di te stesso. La barca di Pietro era il suo fallimento. Pietro, quando guardava la sua barca, rivedeva la sua vita e pensava solo ai fallimenti. E la prima cosa che Gesù ha fatto è: fammi salire sulla tua barca. Perché la prima cosa che Dio vuole cambiare è chi tu sei. Non importa cosa hai pensato di te fino ad oggi, io farò il tuo nome grande, dice in Genesi. No, non grande perché devi essere famoso. Dice: io farò il tuo nome grande che si distinguerà. Perché? Perché i popoli, le persone dovranno vedere che i figli di Dio, che quelli che mettono Dio al primo posto nelle loro case, nelle loro famiglie, hanno una differenza, riescono ad esultare anche in momenti di tribolazione. E quindi Dio vuole cambiare prima chi sei. E oggi ti chiedo: chi sei? Cosa pensi di te? Qual è la tua reputazione? Quella che hai tu, non quello che dicono gli altri. Cosa pensi di te stesso? Pensi che sei stato troppo cattivo? Pensi che Dio non può riscattarti? Pensi che Dio non può darti una seconda opportunità? Ti posso dire oggi che sono bugie, perché Dio ha in mente un nuovo piano per la tua stagione. Forse non riesci a vedere più indietro, ma con Dio puoi vedere sicuramente in avanti cosa Lui ha preparato per te. Gli dice: fammi salire sulla tua barca, ok? E gli cambia chi lui è. Quello che lui pensava che era un fallimento adesso diventava un trampolino di lancio. Poi gli dice: adesso getta la rete. Dice: abbiamo pescato tutta la notte, Signore. Poi, se ci pensi, Gesù era un falegname, Pietro era un pescatore, avrebbe potuto dire: tu costruisci le barche, noi li riempiamo. Come puoi dirmi, tu che sei falegname, di gettare di nuovo la rete? Ma dice: nonostante ciò, alla tua parola io calerò le reti. E la Bibbia dice che le reti furono riempite da così tanti pesci che quasi le reti si rompevano. Forse non hai tanto oggi, forse pensi: che potrà mai fare Dio in casa mia, c'ho una piccola casa. Non importa quello che tu hai oggi, ma è importante quello che Dio può fare con quello che hai oggi nel tuo futuro. Quindi gli ha cambiato chi era, cosa aveva, così tanti pesci che si rompevano le reti. E poi dice: erano così tanti che dovettero chiamare le altre barche per farsi aiutare, perché Dio vuole anche usarsi di te per diventare una benedizione. Come dice Genesi 12, dice: tu sarai una sorgente di cose buone per altri. Tu forse vedi solo quel poco che hai, che pensi: cosa sarà mai, come quella vedova quando ha fatto quell'offerta, quei pochi soldi? Ma quello che hai messo nelle mani giuste può diventare una sorgente di benedizione per tutte le persone che incontrerai. La Bibbia dice che lo stesso potere che ha resuscitato Gesù dalla morte risiede dentro di noi. La stessa potenza che ha resuscitato Gesù dalla morte abita dentro di noi. Se Gesù ha potuto moltiplicare 2 pani e 5 pesci, Dio può moltiplicare attraverso di te quello che ti sembra che è poco, ma in realtà Dio sta già immaginando nazioni, Dio sta già immaginando il tuo vicinato, la persona che abita a fianco a te, la signora che abita sotto, il palazzo a fianco, i tuoi amici dell'università, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi fratelli della chiesa, perché Dio vuole fare di te una benedizione. Ricordo, mi viene in mente un ricordo, ero ragazzino, cioè sono ancora ragazzino, ero più ragazzino, ok? Amore, sono ancora ragazzino, mia moglie dice amen, quindi ha detto mia moglie. Eravamo a casa, non ero ancora nemmeno fidanzato penso, eravamo a casa dei miei, e casa nostra è sempre stata abituata ad avere gente ogni giorno a mangiare,
dormire, di tutto e di più. E una volta mi ricordo che il numero dei commensali, il numero delle persone che erano venute a cena era molto più grande di quello che c'era in pentola. Avevamo progettato per 2 o 3, ma non eravamo più 2, 3, 10, non lo so quanti ne eravamo diventati. E mia mamma disse, mo come facciamo? Dice, vabbè, letto stretto, mettiti in mezzo, si dice a Napoli. Ci arrangiamo. Allora mia mamma inizia a servire, a mettere la cena a tavola, e lei tirava sempre cose dalla pentola. E non finiva mai. Io vi assicuro che aveva preparato per noi 4, che eravamo della famiglia, 5. Ma eravamo più di 10, penso, adesso non ricordo bene il numero. Mia mamma più prendeva cose dalla pentola, più si moltiplicavano. E più si moltiplicava. Alla fine abbiamo mangiato... Sapete come si mangia a Napoli? Se noi... Non lo sapete? Siete ancora sotto la legge, dovreste andare qualche volta a Napoli. Apostolo, si mangia bene a Napoli, ti onorano almeno, è vero? Quando vai a Napoli, è quasi una questione di vita e di morte di dire sì o no se tu rifiuti qualcosa. E alla fine di quella serata noi abbiamo mangiato, abbiamo degustato e è rimasto anche del cibo. Solo perché mia mamma e mio padre ebbero il coraggio di aprire casa e ospitare persone. Questo è quello che Dio vuole fare attraverso casa tua. Questo è quello che noi vogliamo puntare. Noi vogliamo rendere casa tua come quella barca di Pietro, che non solo inizia a vedere tu la benedizione su casa tua. Davide, se puoi aiutarmi per favore. Non solo che tu in questo nuovo anno inizi a vedere quello che Dio ha preparato, quello che Dio può fare in casa tua con i tuoi figli, quel figlio per cui stai pregando da anni, tuo marito, tua moglie, per cui stai pregando non solo con loro, ma quello che Dio può fare attraverso di loro. Ricordiamoci che Dio non ragiona mai a addizioni, uno a uno. Dio ragiona in moltiplicazioni, Dio ragiona in generazioni, Dio ragiona in discendenze. Oggi io e te siamo i frutti della discendenza di Abramo, quando Dio gli disse, io benedirò tutte le generazioni della terra grazie a te. E oggi io e te siamo il frutto dell'obbedienza di Abramo. Che potere ha una casa messa a disposizione per il regno di Dio? Quante persone può guarire una casa messa a disposizione per il regno di Dio? Quante vite può cambiare una casa che ha il coraggio di aprire la sua porta, che ha il coraggio di ospitare fratelli, che ha il coraggio di invitare persone? Dio ti ha già equipaggiato per raggiungere le persone nella tua sfera di influenza. Infatti Efesini dice che lui ha dato pastori, apostoli, dottori, profeti, evangelisti per equipaggiare i santi, i credenti, siete voi, per l'opera del ministero. Tante volte abbiamo creduto che, pensato e ci hanno insegnato che tutto fa il pastore. Tutto fa il pastore, ma se è uno, quante persone può raggiungere? Ma se invece se i santi si responsabilizzano, se i santi abbracciano e hanno il coraggio di afferrare quello che Dio dice, di aprire la propria casa, quante persone possiamo raggiungere della città di Roma? Inizia a immaginare, inizia a pensare a quante persone che stanno intorno a te e che non conoscono ancora il Signore, non hanno mai sentito parlare di Gesù. Quante persone che conosci che hanno una situazione disastrosa, forse hanno una situazione di non ritorno, e tu hai la soluzione. Se ci riflettete, vedete quante persone adesso vi vengono in mente, quante persone con cui lavori ogni giorno e da tempo ancora non gli hai speso parola. In questo nuovo anno, con i nostri gruppi in casa, con questa visione straordinaria, noi vogliamo puntare a stravolgere la vita delle persone. Non ci interessa il numero. Noi non riempiamo le chiese, noi svuotiamo l'inferno.
ma dietro di te c'è un numero di persone che ti sta aspettando, che io non potrò mai raggiungere. Io non potrò mai raggiungere. Le persone che sono intorno a te non saranno mai intorno a me. Vogliamo alzarci in piedi? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Chiudere i nostri occhi. Se ti va di alzare le tue mani in senso di arresa, come segno di arresa a Dio, e digli: Signore, usati di me. Usati di me, Signore. Usati della mia casa. Insieme le nostre mani. Nella mia vita sei fedele. Nella mia vita sei così. In questo momento, se c'è tua moglie o tuo marito vicino a te, o se puoi cercarla, vogliamo prenderci per mano tutte le coppie, tutte le famiglie rappresentate in questo luogo. Se sei singolo, in modo profetico fallo. Sembra divertente, non sembra una battuta, ma fallo. Noi vogliamo pregare che in questo anno è l'anno del riscatto delle nostre case. È l'anno di riscatto della chiamata che Dio ha messo sulla nostra casa, con nostro marito, con nostra moglie. Amen. Padre, nel nome di Gesù, io ti prego, Signore, che tu possa da oggi dare un nuovo inizio alle nostre case, alle nostre coppie, alle nostre famiglie, Signore. Io dichiaro là dove è stata data parola di fallimento, Signore, là dove non è stata data speranza, Signore, noi chiamiamo e noi dichiariamo la speranza a nascere nel nome di Gesù. Noi chiamiamo i miracoli, noi chiamiamo la provvigione, noi crediamo e dichiariamo che le persone saranno raggiunte attraverso la casa nostra, Signore. Che in questo nuovo anno come Chiesa vogliamo impegnarci ad aprire le nostre case per toccare quanto più aree di Roma, Signore, per toccare quanto più persone a Roma, Signore. E noi crediamo in te,
crediamo nella tua visione, crediamo in quello che tu puoi fare, nel potente nome di Gesù. Amen, amen.